Milano e siamo Zuna and the Shadowlands. Raffaello, Andrea, Michele e Michele. Dovremmo parlare di etichette e di etichette e luoghi dove si può suonare. Sì, esattamente. Dai tu. C'è un po' di crisi a livello discografico. Case discografiche hanno pochi soldi da investire nei gruppi e molto spesso investono su gruppi un po' commerciali piuttosto che su iniziative artistiche autonome, su gruppi insomma che appunto presentano pezzi propri. Io infatti credo che attualmente la situazione in realtà spinga i gruppi a suonare non tanto per ricerca di fama o ricerca di guadagno a tutti i costi, è proprio un fatto di, se vogliamo definirla così, di fede, nel senso che tu lo fai innanzitutto per te e purtroppo la situazione attuale non offre spunti diversi al farlo per te e per quelle poche persone, perché ormai ci sono talmente tante sfumature che tu sai che quando proponi della musica questa toccherà comunque innanzitutto un numero limitato di persone, poi si vedrà. E quindi credo che al momento, nella situazione attuale, suonare sia innanzitutto un bisogno del singolo, partendo da questo presupposto ogni sforzo è innanzitutto sulle spalle del musicista o anche ogni sacrificio, io vedo così. Poi certo, un aiuto da parte delle case discografiche, da parte dei locali sarebbe molto molto apprezzato, ma il fatto che noi non viviamo più negli anni 70, abbiamo da un lato le grandi major che spendono milioni di euro, mentre invece le piccole possono fare degli investimenti a rischio, ma saranno sempre a rischio. Quindi bisogna partire dal presupposto che questa situazione è una cosa comune per tutti. E nel momento in cui sei consapevole di questa cosa, saprai come muoverti. Perlomeno saprai qual è il prezzo da pagare se non portare la tua musica in giro, forse per 3 persone, forse per 100, forse per 800, forse per così. Anche i locali, come dicevi, c'è anche il discorso dei locali che preferiscono appunto chiamare, abbiamo un discorso vecchio, chiamare gruppi che magari fanno un genere più, tra virgolette, commerciale, più orecchiabile, e con questo non voglio assolutamente affermare che ci siano gruppi molto validi che suonano cover o brani scritti da altri interpretandoli, piuttosto che chiamare gruppi invece che fanno pezzi propri e hanno un progetto artistico autonomo. Adesso volevo dire due parole, se avete due parole più su di voi, e Andrea ha fatto il disco Zuna, in arte in arte Zuna, ha creato questo disco registrato peraltro, vi sottolineai, da lui. Tutti i brani sono composti e suonati da lui, tranne la batteria che è stata suonata da Andrea Caielli e l'ukulele da Marco Sessa, entrambi responsabili e direttori della Sauna Recording Studio di Milano Borghi, e poi ha soldato noi come band, diciamo tour band, per i concerti dal vivo. Siamo trovati e siamo trovati già subito molto bene, comunque poi ci conoscevamo già personalmente da anni, diciamo, all'epoca del liceo. Sì, ciao!